Il più classico dei testa coda va in scena per il campionato di Serie D al Dei Marsi di Avezzano, dove la prima della classe di Mister Scorsini attende un pericolante Termoli. Dopo una prima fase di studio, i biancoverdi si rendono pericolosi con Casolla due volte. Risponde pronto prima su un colpo di testa e poi su una bella conclusione a fil di palo l'estremo molisano Merelli. È il preludio al gol dell'Avezzano, stavolta il portiere del Termoli calcola male i giri sulla punizione di Zanon e si fa infilare, venendo di fatto scavalcato da una traiettoria beffarda. Primo centro stagionale per l'esperto terzino ex Pescara, ma il vantaggio dell'Avezzano non dura nemmeno 3 minuti perché il Termoli pareggia con una bella imbucata che permette a Carnevale di fare 1-1 davanti all'incolpevole Coco. Ancora una conclusione degli ospiti ben parata dal portiere di casa, quindi l'Avezzano sfiora di nuovo il vantaggio con un pallone che gravita sulla linea di porta dei molisani. Nessuno però riesce a fare centro per il bersaglio grosso. L'occasionissima arriva allora al Termoli, che sugli sviluppi di un calcio d'angolo vede la sfera carambolare prima sul palo e poi sui riflessi attenti di Coco. Si va a riposo sull'1-1 e nella ripresa c'è poco da vedere da entrambe le parti. Marietti conclude infatti fuori dopo un'azione continuata dell'Avezzano, quindi Defendi spaventa il De Marsi su calcio di punizione. C'è spazio ancora per un tiro al volo, sempre di Defendi, che fa tremare il legno della porta di Coco, quindi per il signor Allegretta non c'è più tempo. Tra Avezzano e Termoli vince l'equilibrio ed il finale è 1-1.